pomeriggio a tutti. Allora, oggi siamo qui con la Castor con un carico di bianchi. Bello consistente, c'è lo spazio ovviamente. Dobbiamo finire di smacchiare queste due cose. Sto usando anche spray mousse, più sgrassatore. E niente. Vediamo, questo è il grado di sporco, come sempre. Questa è salsa. Io cerco di far uscire più acqua possibile dallo spruzzino e non mousse, perché se si inumidisce con l'acqua entra nelle fibre, quindi smacchia meglio. E allora, ok, prendiamola e inseriamo dentro. Aspetta, si schiuma. Ok, poi abbiamo anche questo. No, non so se scolorisce con la candeggina. Proviamo. Male che vada, lo buttiamo. Tanto è vecchietto, quindi non fa nulla. Più nulla? No. Ok, infiliamo come ultima cosa questo. Ok, carico pronto. Una formica, non mi credo, no, non ci credo, una formica. C'era una formica, c'era una formica, l'avete vista? No, come la trovo adesso? Ma si può, le formiche anche bah, nella lavatrice, cioè non nella lavatrice, nel cestello, nella serie, ma niente, nel tappetino della doccia. Comunque, sciogliamo l'acqua che c'è qua, mettiamo di nuovo dentro e chiudiamo la porta. Adesso ci alziamo per mettere i detersivi. Faremo il programma A. No, ovviamente A. Non so se metterla a 90 o a 70. Perché è veramente lurido. Mettere la candeggina acida nel pre-lavaggio. Io ho il mio bicchiere misuratore, sarebbe questo fino alla linea blu. L'ho comprata l'altro giorno. Non si apre. Oh, schi, si è aperta. Dicevo, l'ho comprata l'altro giorno in supermercato. Pesa troppo. Infatti mi è venuto male a versarla ed è caduta un poco sulla cerata della lavatrice. Ai, ok, ecco qua. Perché devi cadere sempre? Avviamo. Sciacquiamo il bicchiere. Riapriamo. Mettiamo il bicchiere a posto. E allora adesso dobbiamo preparare, intanto qua giustamente tutto il bagnato, preparare la boccetta con la candeggina delicato. Aspetta, perché devo sciacquare le mani, con la candeggina fa male.
mi bruciavano. E quindi, per ok, tutti duri, oh, tutti con la candeggina Ace Gentile, un tappo, basta. Più l'amica Marsiglia, che aggiungeremo quando sarà nel cestello, quando finirà il prelavaggio nel cestello. Anzi, ne metto un altro mezzo, va? O no? No, 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 no. Meglio lasciar perdere. Quindi questa la teniamo qui mentre dosiamo. 125 circa. Troppi. Quanti siete? 120, mi pare. Sì. Li versiamo nella vaschetta del lavaggio. Lei sta per finire il caricamento dell'acqua. Chiudiamo. Dopo il carico dell'acqua del lavaggio, quindi dopo del prelavaggio, metteremo l'ammorbidente, perché non è sempre sicuro che scende tutto il dash, quindi poi devo scuotere un po' il cassetto. Ecco un bel carichetto, però non è eccessivamente troppo, cioè non è proprio giganterrimo. Trabocco, ma saranno un 4,5 kg di 5. Boh, forse aggiungo qualche altra cosa dopo il prelavaggio, non lo so, perché volevo infilargliela, però ho detto ma non la carichiamo troppo, perché all'inizio sembravano veramente stretti, quanto pare no. Per una mano è meglio che girano così liberamente, però ok, ci vediamo all'avvio del lavaggio principale. Sul programma B, lei adesso poi fa 3 scatti e scarica. Dopo